sembrava più divertente. 13 agosto 1994, su Rai 1, alle 20.40, che poi magari sono anche le 20.45, da qui, da Battaglia, davanti alla cattedrale di Santa Maria della Vittoria, non giochiamo a pallone, ci giochi senza frontiere, anche se gliene sovrintendente ai lavori. Prova costumi. La squadra di Policoro dalla Basilicata, che già sta facendo capire come sono le condizioni mentali di questi ragazzi, che ieri sera in prova generale si sono resi conto che le cose sembrano facili contro gli atleti che arrivano dalle altre nazioni, i quali ormai vengono con questa mentalità. Allora, chi deve fare il gioco, per esempio, qui arrampicarsi sopra la piscina? Ok, allora, il campione nazionale di pentathlon, la campionessa nazionale di triathlon, poi quegli altri portano la cintura nera di terzo dan di judo, portano questi. I nostri ragazzi, vedete, sono spontanei, qui sono un po' preoccupati, addirittura, perché si sono resi conto durante le prove generali che gli altri non scherzano, vedete l'espressione tesa. Noi veniamo benino nel gioco del pesce, perché come pescatori abbiamo una tradizione più che millenaria e su lì gli altri, soprattutto che sono gli ungheresi, piuttosto che i cechi che non hanno dei grandi mari, devono darsi da fare. Qui vediamo finalmente un po' di sorriso anche sul gioco dei regnanti, sui re siamo bravini, sempre per una questione tradizionale. Questa ragazza è bravissima, Silvia, a fare il gioco della regina. Questi qui sono gli altri, vedete, sono più rilassati, loro ballano. I nostri non ballavano, ma solito sovrintendente. Ma perché questi primi piani che mi deformano sono più magro di così? Ma per piacere. Uno fa una fatica a stare magro, tutto in forma. Questi sono gli svizzeri. Questa è la mascotte. Le mascotte hanno dura vita perché devono fare notte durante la prova generale, perché la prova generale si prova tutto con calma, non ci sono i tempi della trasmissione. Questo qui sarà l'ultimo gioco. Però Gandus, guardalo là, il piemontese in giro, sempre questa piaceva al cameraman. Insomma, questa sera Policoro si darà da fare contro degli squadroni. Intanto siamo in Portogallo e i portoghesi, si sa, eccoli qua, che a casa loro sono sempre preparatissimi, perché ci tengono a far bella figura, perché vengono migliaia di persone a seguire la trasmissione, quindi non vogliono perdere. John, questo presentatore maltese, simpaticissimo, fa parte dello Jungen Club. Un momento di relax, perché giustamente ogni tanto bisogna anche rilassarsi, e questa è la splendida cattedrale dove questa sera alle 20.40-20.45 su Rai 1 vedrete, davanti a questa cattedrale, vedrete Giochi senza frontiere con Policoro che gioca. Onda Giochi senza frontiere presenta Ettore Andenna. Vi ricordo che il programma è sottotitoli alla pagina 777 di Televideo e vi auguro buon divertimento. Bene, eccoci qui. Questa puntata di Giochi senza frontiere andrà in onda dal Portogallo, la seconda, parlandoci della Rota do Sol, sarebbe la strada del sole, una strada che idealmente collega alcuni paesi molto belli che scopriremo attraverso i giochi, che sono qui nel centro del Portogallo. Questi sono due caratteristici turisti portoghesi. Se vedete della gente vestita così non potete sbagliarvi, magari potete anche provare a chiamarli Eladio, Cristina, che sono poi i due nomi di questi turisti, e magari si girano e vi rispondono. Battaglia, ovvero la regione turistica di Leiria, Rota do Sol, Strada del Sole, è una delle più varie ed interessanti del Portogallo, probabilmente la sola che in una regione percorribile facilmente in poche ore offre spiagge, foreste, vallate, montagne e paesaggi dai più profondi contrasti.
La zona comprende 7 municipalità del centro litoraneo portoghese. A ovest, grandi dune con le spiagge di Osso da Baleia, Pedrogao, Viera de Leiria, Vale Furado, Pedra de Ouro, Agua de Madeiros, Polveira, Paredes da Signora Vittoria e San Martino do Porto, che bella dizione. A Pedrogao e Viera ci sono ancora i tipici battelli a mezzaluna e andando verso l'interno si trova la foresta di Leiria, che per secoli ha prodotto legno per la costruzione delle flotte portoghesi che si susseguivano sulle rotte delle grandi scoperte. La città di Pombal ha un castello del XII secolo che apparteneva ai Templari dell'Ordine di Cristo e, sempre proseguendo nel nostro viaggio, a Leiria, capitale della regione e sede della diocesi, c'è un castello costruito dal primo re portoghese, Don Alfonso Henriques, nel 1135, fortezza che difendeva le terre a nord dei musulmani. A Leiria c'è anche la cattedrale del XVII secolo di Nostra Signora dell'Incarnazione, 12 km a sud la città di Battaglia ed il monastero gotico manuelino cominciato alla fine del XIV secolo. Lì vicino il santuario di Nostra Signora du Fetal e il campo della battaglia medievale di Aljubarrota nel 1385, che determinò l'indipendenza definitiva del Portogallo. La municipalità più a sud della Strada del Sole è Alcobaça, con uno splendido all'interno monastero gotico fatto costruire dal primo re portoghese. Ed un punto d'incontro per i pellegrini di tutto il mondo, al centro della Sierra d'Aire, Fatima, il più grande santuario mariano del Portogallo. Ma adesso, prima di tutto, andiamo a conoscere le squadre che daranno vita a questa puntata di Giochi Senza Frontiere. E parte, come sempre rituale, la prima in ordine alfabetico, la squadra svizzera di Bellinzone. Giocheranno con i colori fucsia. La squadra della Repubblica Ceca giocheranno con la tenuta arancione. La squadra della Gran Bretagna, Galles, giocheranno con la tenuta rossa. La squadra della Grecia giocherà con la tenuta blu. La squadra dell'Ungheria giocheranno con una tenuta gialla, ve lo dico perché sono tutte differenti qua. L'Italia, policoro dalla Basilicata, i nostri eroi, forza ragazzi! La squadra di Malta giocheranno con la tenuta bianca. La squadra della Slovenia giocheranno con una tenuta verde scuro, spero, perché i portoghesi giocheranno con una tenuta verde chiaro. E sono questi. Allora, questa classica turista portoghese, che è Cristina, signora Cristina, ci fa partire il primo gioco con Eladio, che ci fa vedere allora gli ungheresi che giocano jolly. Il cappellone da jolly è giallo, quindi sono gli ungheresi, e abbiamo la Slovenia che scommette sul Portogallo. Quindi la Slovenia non fa il primo gioco, acquisirà il punteggio che farà il Portogallo in questo gioco, e mi sa che scommetteranno in tanti sul Portogallo, visto che giochiamo in Portogallo, quindi giocano in casa e sono favoritissimi. Primo gioco, prima manche, 3 minuti e 30. Giocano Grecia, Malta, l'Italia e la Gran Bretagna. Cosa devono fare? Noi siamo i secondi da sinistra, per l'esattezza. Giocano per l'Italia Vincenzo Carenza, Rocco Labriola, Fabiola Pugliese e Sara Viscogliosi. Qui siamo davanti alla cattedrale di Santa Maria della Vittoria. Ci sono le cappelle imperfette. Cappelle imperfette, c'è un re che si era stufato perché aveva visto un altro palazzo più bello e ha detto basta, qui i soldi non vengono più, non andiamo avanti a costruire più niente. E le hanno lasciate imperfette, senza la volta. Allora noi cerchiamo di correggere questo errore storico ricostruendo una volta. Una volta che è formata da questi 7 pezzi che devono essere messi su con grande senso dell'equilibrio per farli stare su. Ed ecco gli italiani che ci stanno provando.
Dunque, la tecnica consiste nel mettere prima i due laterali, poi la volta centrale, dalla quale scende questa corda, alla quale dovrà appendersi una concorrente alla fine del gioco. Se la volta regge, il gioco è finito, viene dato valido. Se viene giù tutto, è meglio togliersi da sotto, perché anche se sono di polistirolo, questi vengono giù da 5 metri d'altezza e chi lo becca in testa, come si dice, si gratta. Questi sono i greci, la differenza è molto difficile da vedere, è un bluetto un po' più scuro. Questi sono i britannici. Intanto abbiamo i britannici che vanno come dei britannici, nel senso che hanno quasi finito. Anche noi stiamo andando bene. Questi devono essere i maltesi, che sono ancora lì, si sono bianchi. Dai ragazzi, stiamo andando bene, forza che ce la possiamo fare. Hanno finito i britannici, primi. Caspita ragazzi, e che tempone hanno fatto. In prova generale ci mettevano tutti 2 minuti e 30, 2 minuti e 40. Tant'è vero che questo gioco era previsto sui 2 minuti e mezzo. Poi gli arbitri e gli ideatori dei giochi, che sono Armando Nobili, tanto per cambiare, l'abbiamo prestato anche ai portoghesi. Anche l'Italia ha finito, secondi l'Italia. Vai Sara, brava. Secondi Aretto, la dimostrazione che Aretto che regge il peso di una persona sotto. Restano nel guado della costruzione i maltesi e i greci. Dunque, cosa vi stavo dicendo? Che hanno allungato il tempo a 3 minuti e 30, perché in prova generale ci mettevano tutti 2.30, 2.40, 2.50. Invece stasera, secondo me, i britannici sono attorno al minuto e mezzo, sono stati velocissimi. Vediamo i maltesi che sono lì che passano per caso, hanno detto, ma guarda che bella cattedrale, ma perché non ci facciamo su la nostra piccola volta anche noi? Cosa ne pensi? Metti quel pezzo qui, metti quel pezzo là, ma non si stanno rendendo conto che il tempo passa e va. I greci ci sono neanche quasi, sono solo alla prima volta, perché bisogna mettere anche i laterali, non si incastra quel pezzo lì. Non hanno mai giocato con le costruzioni da piccoli. Da piccole bisogna giocare con i cubetti e con le costruzioni, perché poi da grandi ti capita che devi giocare a giochi senza frontiere e ti trovi in questa situazione qui. No, il tempo sta scadendo, aspettiamo il fischio di Ali Pasha Denis Petiot. Seconda andata in Portogallo, non hanno cambiato molto, loro sono sempre molto fastosi, molto importanti nei loro giochi, hanno questo culto della loro storia, tutti i loro re, la dinastia dei Diniz, la dinastia dei Davids, tutti i vari Alfonso Enrique, che c'era una valanga, e tutti i navigatori, no? Tutto questo passato così tronfio, niente, né i greci né i maltesi ce l'hanno fatto. Risultati della prima manche. Allora, la migliore è stata la squadra britannica, ha messo tutti gli elementi in 1 minuto e 30. Seconda l'Italia, tutti gli elementi in 1 minuto e 50, non sarà facile battere questo tempo. Grecia un solo elemento in 1.52, quindi ha messo solo la prima volta, e Malta ha messo anche lei solo la prima volta in 1.49. Vediamoci intanto la cartolina di Bleed. In Slovenia, in mezzo ad un magnifico panorama ai piedi delle Alpi Giulie, si trova Bleed con il suo lago, uno degli specchi d'acqua più conosciuti dell'Europa centrale. Questo angolo di Slovenia è uno dei centri turistici più frequentati e conosciuti da artisti, uomini d'affari, turisti organizzati ed escursionisti semplicemente desiderosi di un bello sguardo sulla natura. Seconda manche con Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Svizzera. Partiti, allora il tempo da battere di 1 minuto e 30 stabilito dai britannici e il minuto e 50, vediamo intanto se riescono a concludere. Vi ricordo che hanno giocato il jolly su questo gioco gli ungheresi, grandi esperti, non lo so, di costruzione di volte, la cosa mi giunge nuova. Questi sono i portoghesi, questi sono gli svizzeri e tutto sta a centrare la prima volta, in modo che una volta che è incastrata quella, quante volte bisogna dire volta, visto che si tratta di volte, insomma questa costruzione qua di 7 pezzi, vi ricordo 7 pezzi, bisogna centrare i primi 3, che sono i più complicati, perché sono quelli che danno stabilità a tutto il sistema, come in ogni volta che si rispetti.
C'era una leggenda su questa volta, una leggenda, un fatto vero. Pare che l'architetto della volta principale della cattedrale di Santa Maria della Vittoria qui in Portogallo, forse ve l'ho già detto anche nell'altra puntata, però chi non l'avesse vista lo ripeto, la volta cadde due volte. E allora la terza volta che costruì la volta, lui disse: non sono io che ho sbagliato i calcoli, siete voi che la costruite male. E per far vedere che stava su, ci dormì, ci stette sotto per 3 giorni, facendo vedere indubbiamente che era un bravo architetto, che realizzavano male le sue opere, ma soprattutto che aveva un fegato incredibile. Dopo di allora però non fu più lo stesso. Siamo al finale quasi per i cechi, no, gli ungheresi. Che hanno giocato il jolly, ma non credo che abbiano fatto meglio di 1:30. Siamo lì però, vedremo. Questi qui sta su appena appena, guarda come rischia di cascare giù. Portoghesi sono in crisi, ma a casa loro sono forti, sorreggono la loro lei, va su, dovrebbero aver terminato, sì, sta su! Con una paura folle la ragazza, sta su, adesso si tira via di corsa. Anche gli svizzeri ce l'hanno fatta. Non è che hanno la faccia rilassata, ste ragazze. Finito. Allora, 2:01:50 per la Svizzera, ha fatto come noi la Svizzera. Il Portogallo per 2 secondi. Le due volte in 1:48, 1:38 per i cechi, 1:27 per gli ungheresi. Siamo quinti pari merito con gli svizzeri. Esultate, quinti, va bene, primo gioco. Gli sloveni hanno puntato sui portoghesi, quindi acquisiscono 6 punti. 9 gli ungheresi, 8 i britannici, 7 i cechi, 6 i portoghesi e gli sloveni, 5 agli svizzeri e gli italiani, 3 i maltesi, 2 i greci. E questa è anche la prima classifica generale. Gli ungheresi avevano giocato il jolly, quanto bene hanno giocato il jolly, raddoppiano il punteggio di questo gioco. Vi ho detto che gli ungheresi insieme agli svizzeri e i portoghesi sono squadra difficile. Ghior ha giocato il suo jolly, è in testa alla grande, 18 punti. E andiamo al secondo gioco. Sono i portoghesi che devono scommettere sull'Ungheria. È uno scambio che dura ormai dall'inizio dell'estate, dall'inizio di Giochi Senza Frontiere. Secondo gioco con l'Italia che giocherà in prima manche. Cosa devono fare? I concorrenti devono andare in questa foresta. Qui c'è una foresta di 10.000 ettari qua di fianco, che era stata piantata attorno al XIII-XII secolo. Da questa foresta ricavarono il legno per costruire tutte le loro navi. Cioè, in un primo momento volevano farci la resina, ma hai voglia a incollare con 10.000 ettari di pini. Così ebbero l'intuizione: facciamo le fasciame per navi. E così iniziò l'epoca dei grandi viaggi e delle grandi scoperte portoghesi. L'Italia sta giocando con Moira Cusimano, la stiamo vedendo, e Mario Trupo, questa è la maltese. Cosa devono fare? Una volta che hanno preso gli alberi, devono metterli nel guscio della barca. A quel punto lì hanno una barca, una nave, a 3 alberi, una caravella a 3 alberi. E a quel punto lì si lanciano per le grandi scoperte. Come? Beh, ancora non c'era il motore, e qui ancora non c'erano neanche le vele, per cui dovranno cercare di andare a mano. Ma la cosa difficile è che l'instabilità di questa barca è drammatica. Per cui devono cercare, vedete che giocano su 2 piscine differenti, devono cercare, eccoli qui, Mario e Moira, che remano, voga, lui prende anche di quelle nasate, siccome già non ha un nasino di quelli delicati, prende anche di quelle nasate sulla prua della barca, non indifferente, ma cosa non si fa per vincere? E gli sloveni, i maltesi, i britannici, vince chi arriva su vince chi arriva su per primo e arriva ultimo chi arriva su per ultimo. Chi è arrivato su per ultimo? Oh santo cielo, abbiamo Carlos. Abbiamo Carlos come giudice. Carlos, non mi far arrabbiare la squadra al secondo gioco, Allora, per la Slovenia 1:16, 1:18 per Malta, 1:25 per la Gran Bretagna, 1:31 per l'Italia.
e andiamo a Battaglia. Il villaggio di Battaglia, situato nel centro del Portogallo, sorse attorno al monastero di Santa Maria della Vittoria, dove siamo qui a fare i giochi. Il monastero, che per 4 secoli è stato convento domenicano, è la più importante ed espressiva opera in gotico portoghese. Consacrato alla Vergine Maria per un voto fatto dal re João I in ringraziamento per la vittoria sui castigliani nel 1385, e la consacrazione definitiva dell'indipendenza portoghese. È stupendo. C'è solo questo. Tanto qui vediamo i supporter, sono qui tutti dietro di noi, infatti facciamo quasi fatica a sentirci. Parte la seconda manche con Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca e Ungheria. È la stessa cosa che avete visto prima. Abbiamo visto il greco, che è un colosso di quelli tipo Rocky Balboa. Questa è l'ungherese. Vediamo un po' chi è più portato a navigare di questi greci, perché gli svizzeri, sì, gli svizzeri forse sul lago, i cechi e gli ungheresi non credo molto. Infatti gli svizzeri stanno partendo bene, e nonostante tutto invece vedete che ci sono già gli ungheresi ben messi, i greci con King Kong qua, con l'uomo, come si vede che l'uomo discende dalla scimmia, anzi dal gorilla, questo è il colosso. Mica sempre i colossi funzionano a giochi senza frontiere, perché quando ci sono i giochi d'agilità sale la Svizzera, perde il contatto con la barca, lo svizzero cerca di salirci sopra al volo, riesce a non rovesciare la barca. Intanto i greci credo che abbiano perso una concorrente, gli svizzeri remano, sono sul lago le mani, gli svizzeri, guardate il recupero dei cechi, mentre i greci con gli ungheresi, lo sforzo che si vede sul volto di questi concorrenti, arrivano gli svizzeri, primi cechi, secondi gli svizzeri, gli altri arrivano dopo, inquadrami gli altri che arrivano dopo, arrivano i cechi, scendono tutti assieme, e lui era un po' impedito dal peso. Velocissimi. Incrociate le dita, ragazzi, tutti hanno fatto meglio di noi. 1,10 per i cechi, 1,11 per gli svizzeri, 1,18 per gli ungheresi, 1,26 per i greci. E in questo gioco sono mancati proprio quei 5 secondi che l'arbitro ci ha fatto perdere. 9 punti alla Cechia, 8 alla Svizzera, 7 alla Slovenia, 6 all'Ungheria, 6 a Malta, 4 alla Gran Bretagna, 3 alla Grecia, 2 a Policoro Italia. Il Portogallo aveva scommesso sull'Ungheria, quindi acquisisce lo stesso punteggio che ha dato l'Ungheria, 6 punti. Jolly non l'aveva giocato nessuno, su questo gioco non si fidava nessuno perché le barche erano molto instabili. Classifica: primo Ungheria Gior con 24 punti, secondo Cechia Kjof 16, terzi a pari merito Svizzera e Slovenia, Bellinzone e Blid 13 punti, quinti a pari merito Langolen e Battaglia, Gran Bretagna e Portogallo 12 punti, settima Mdina per Malta 9 punti, ottava Policoro Italia 7, nona la Grecia con Corfù a 5 punti. Ragazzi, noi abbiamo ancora un gioco debole, e noi sappiamo qual è, ma non lo diciamo ai telespettatori, ma su quegli altri siamo sovrumani, quindi vedo che lei si sta abbattendo. No. Datele, sorridi. Sorridi, se no non lancio la lotteria a Trieste, eh? La lotteria della Barcolana con 7 miliardi e mezzo di premio. Sto consultando il libro dei trabocchetti per vedere di mettere fuori uso i miei eventuali concorrenti e vincere la regata. Primo trabocchetto: riprodurre all'altezza della boa una gigantografia di Valeria Marini in costume da bagno. Vabbè, gigantografia, già è tanta lei, basta che ci metto una fototessera, no, questo non mi piace. Vediamo, secondo trabocchetto: travestirsi da Emilio Fede ed improvvisare un'edizione straordinaria che annunci un colpo di stato da parte del Gabibbo. Ma che non funziona, ma è notizia abbastanza credibile, basta, questa volta voglio vincere con i miei mezzi, anche perché la barca ce l'ho, l'albero anche, la vela ce la monto dopo, il vento c'è, l'unica cosa che mi manca, guarda, è il mare, me l'hanno spostato. E dov'è? Ma
Meno male che so dov'è il biglietto della lotteria, eccolo qua, quello che potrebbe farti vincere 4 milioni di ECU, pari a quasi 7 miliardi e mezzo di lire, pensate, 7 miliardi e mezzo, ma poi tutto sommato, ma sì, 7 miliardi e mezzo, ma ti cambiano la vita. Sì, che te la cambiano. Primo premio della lotteria, 4 milioni di ECU, pari a circa 7 miliardi e mezzo di lire e miliardi in altri premi. E in più, ricchi premi settimanali. Estrazione 8 ottobre 94. Sempre battaglia in Portogallo, dopo la lotteria siamo qui a vedere l'inizio del terzo gioco con una squadra, quella svizzera che gioca il jolly, quindi raddoppierà il suo punteggio, e qui abbiamo la squadra di Malta che scommette sulla Repubblica Ceca, quindi acquisirà il punteggio che farà la Repubblica Ceca in questo gioco. Noi siamo in prima manche con Enzo La Carpia. Cosa devono fare? È lì il secondo da sinistra, anzi il secondo da destra, perché adesso lo vediamo bene. È un gioco, devono scalare, infilarsi qua dentro, spostare le pietre, passare dall'altra parte, tirare di là un numero sufficiente di pietre per poter risalire fino ad un altro buco, uscire dall'altro buco, prendere la corona, ritornare indietro. Chi lo fa per primo vince. Questo è il britannico. È un'altra tappa di questo ipotetico viaggio attraverso la rota d'Ossol, questo è il cecoslovacco, e siamo nella cittadina di Pombal, cittadina che deve la costruzione del suo castello ai templari. Castello che, come tutti i manieri che si rispettino, venne distrutto, ricostruito, non restaurato. E naturalmente, come in ogni castello, hanno vissuto nobili, ministri ed il famoso marchese di Pombal, uomo importantissimo per la storia del Portogallo. E sempre, come in ogni castello che si rispetti, il gioco è uno solo, la conquista della corona. Ed ecco qui che abbiamo Enzo La Carpia, che ha preso la corona e adesso deve passare di là. È in testa, è primo, lo sloveno sta cercando di uscire adesso, il cecoslovacco anche. Noi siamo primi. Dov'è? Inquadrami Enzo, fammelo vedere. Questo è il britannico che addirittura ha perso il cappello, quindi probabilmente glielo faranno rimettere, perché una corona non si sostituisce, un cappello con una corona. Guardate Enzo, una forza della natura. A Policoro in questo momento mi immagino in piazza sul megaschermo, tutti, non cascare adesso, vai su, guarda come fanno gli altri, guarda questo, vabbè che è più lungo di te. Fammi vedere cosa fa Enzo, non lo vedo perché è dentro nella gabbia. Adesso arriva, dai, plop, ciao. Siediti sopra, devi sedertici sopra. Sono arrivati prima quasi tutti gli altri. Bene. 1,36 la Slovenia, 1,43 la Gran Bretagna, 1,44 la Repubblica Ceca, 1,49 l'Italia. Cos'è successo? Fare un giro su se stessi, tutti in piedi, un giro su se stessi, gira, sedersi, giù. Proviamo tutte, eh? Tutte le proviamo. Cornini, fuori Cornini, Santini, tutto. L'abbiamo pregata Fatima. Sì, sono andati anche a Fatima. Comunque, adesso noi andiamo a Indina, a Malta, più di 5.000 anni di storico e drammatico passato, è stata invasa un po' da tutti nel corso dei secoli, ma è stata a lungo anche la capitale di Malta. Oggi la città del silenzio, come viene chiamata, è abitata dalle famiglie più vecchie e più nobili di Malta, in residence molto belli, con discrezione, ma pieni di tesori artistici, religiosi ed architettonici. Seconda manche, Ungheria, Svizzera con Bellinzona, il Portogallo e la Grecia. E io difatti, ragazzi, qui l'ho detto, provate ad andare a Fatima, lo dico anche a tutte le altre squadre che devono venire a Giochi Senza Frontiere, fate una novena prima, fatevi benedire, perché quest'anno, come l'anno scorso, è stato l'anno più bello, più ricco per l'Italia, ma non solo l'Italia, ha battuto tutti i record, nessuno è stato bravo come l'Italia a Giochi Senza Frontiere nel 93, ecco, quest'anno è l'anno peggiore fino adesso, per cui vedete un po' di attrezzarvi anche a casa, portate i portafortuna, le mascotte, fate una selezione però, mi raccomando, che magari cambiando paese poi non funzionano.
Allora, Ungheria, Svizzera, Portogallo e Grecia. Può anche darsi che ci mettano più di un minuto e 49 che abbiamo impiegato noi. È dura, perché gli ungheresi e i portoghesi nella stessa manche. Qui vediamo... Non abbattetevi con questo... Tira via la telecamera. Mi lasci la telecamera su queste facce qui piene di gioia. Allora, qui abbiamo gli svizzeri, che sta salendo lo svizzero, dovrebbe essere abituato alle montagne. Bellinzona, lì attorno ne ha un sacco di montagne. Questo è il greco, il portoghese, e l'ungherese. Ma come tempi siamo lì, e mi sembra una manche un pochino più lunga di quella di prima. Solo che l'ungherese è alto anche lui, 1,80 m, 1,90 m, alza una mano ed entra dentro. Lo svizzero, guarda che scalatori svizzeri, devo dire che i giochi si comportano sempre molto bene. Lo svizzero forse primo, l'ungherese di testa, voglio vederlo venire fuori. Il greco invece con uno stile proprio alla come casco, e l'ungherese, eccolo lì. Il portoghese viene dato per disperso fra le rocce della Rota do Sol, anche perché, essendo, come si suol dire, brevilineo, ha qualche difficoltà ad uscire, a salire, dovrebbe fare peggio di noi. Zuccata del portoghese, che da adesso si piega come fettina di salame nel sandwich, gli è rimasta dentro la corona, esce, finalmente riesce ad aprire il suo baule e deve sedersi, se no non stoppano il tempo. Tempi. Uno, quanto abbiamo messo noi? 1,45? Beh, i portoghesi hanno fatto peggio di noi. 1,32 alla Svizzera, 1,39 alla Grecia, 1,42 all'Ungheria, 2,05 al Portogallo. Allora, la Svizzera ha giocato il suo jolly in modo strepitoso, 18 punti, 8 punti alla Slovenia, 7 alla Gran Bretagna, 6 alla Cecoslovacchia, 5 a Policoro Italia, 4 all'Ungheria, 3 alla Grecia, 2 al Portogallo. Malta aveva scommesso sulla Repubblica Ceca e si fa 6 punti. Allora, classifica, Bellinzona esulta, li abbiamo qui di dietro, 31 punti in testa, seconda l'Ungheria, Ghior 28, terza la Cechia con Kiof 22, quarta la Slovenia, Blid 21, quinta la Gran Bretagna, Langolen 19, sesta Mdina, Malta 15, settima il Portogallo Battaglia, non sta andando bene, 14, ottava Policoro Italia 12, siamo lì, e attenzione ragazzi, nona la Grecia, Corfù 8 punti. Sì, voi direte, siamo lì, noi a 12, quello che in testa a 31, non abbiamo ancora giocato il jolly noi. Qui il jolly lo giocano i britannici e i maltesi, e abbiamo la Svizzera che scommette sulla Gran Bretagna. Sulla Gran Bretagna, si vede che sanno delle cose che noi non sappiamo. Gioco numero 4, per il gioco numero 4, questo è un gioco molto divertente, ed è uno dei nostri giochi forti, potevamo giocare anche qui il jolly. Vabbè. Giochiamo in prima manche Italia, Cechia, Slovenia e Ungheria, 2 minuti e 30, cosa devono fare? Beh, c'è il concorrente che attraversa la piscina, con il concorrente dentro nel toro, attraversa la piscina, una volta le barche le trascinavano con i buoi, no? Ecco, allora, il bue, attraversato la piscina, cosa succede? Vai, Teresa, signorella, Teresa e Vincenzo è il bue. Lui si è attaccato, adesso devono portare a riva la barca, a riva, vuol proprio dire portarla a riva. C'è stato un disastro lì fra quelle due barche. Cos'è successo fra quelle due barche? Arriva la Cechia. Dovremmo essere arrivati bene anche noi. Vedo la Slovenia e l'Ungheria che si sono... Guardate, il bue come tira! Noi abbiamo Vincenzo che in prova generale ha tirato praticamente la barca nella cattedrale. Arrivano gli sloveni. I nostri sono già là, stanno facendo la doccia. È l'ungherese che è in difficoltà, hanno 2 minuti e 30. Qui una volta sull'Atlantico appunto c'era un villaggio di pescatori dove le barche le tiravano in secco quando dovevano tirarle in secco con i buoi. Hanno voluto ricostruire questo gioco. La barca e la ragazza complessivamente arrivano a pesare circa 120 kg, per cui il bue ha il suo da fare, anche se è un bue ungherese. Ma i nostri buoi italiani della Basilicata, guardate come esultano! Abbiamo vinto, per il momento sta manche l'abbiamo vinta. Potevamo giocare il jolly qui. Ah, l'avevo detto io ragazzi. Guardate che se dove giocate il jolly poi non andate bene,
Mi spiace farla Cassandra, ma l'Ungheria viene sempre data dispersa nell'Atlantico. C'era una burrasca tremenda. Fuori le onde erano alte e il cielo era plumbeo. Il povero V ungherese cercava di recuperare la sua barca con sopra la sua nocchiera. Finalmente ha imbroccato la corsia, però adesso non ce la fa più lui. Non c'è! Non... Ah! Niente! Può fare lei questo, sì, è arrivata, per cui adesso lei scende e attacca il bue in modo che non scappi il bue. Anche perché stanchi com'erano, figurati se scappavano i buoi a quel punto lì. ...44 secondi... ma chi è? 54 secondi per la Cechia, 1.06 per la Slovenia, 2.29 per l'Ungheria, imbattibili. Bellinzona, Svizzera. Bellinzona, capitale del Canton Ticino, si presenta con i tre castelli che la cingono in un abbraccio medievale e si caratterizza quale porta verso l'Italia, passaggio obbligatorio dalle regioni impervie del nord alle fertili terre meridionali. Città a misura d'uomo, la capitale dispone di attrezzature e infrastrutture culturali e sportive che ospitano incontri e competizioni ad alto livello agonistico. È famoso il tradizionale carnevale di Rabadan. Col calcio siete i più bravi noi però, eh? Seconda manche. Giocano Portogallo, Grecia, Malta e Gran Bretagna. 2 minuti e 30, come prima. Attenzione, Denis. Seconda manche, qui abbiamo Portogallo, Grecia, Malta e Gran Bretagna, quindi Malta e Gran Bretagna che hanno giocato il jolly, quindi due delle squadre forti, speriamo che non facciano meglio di 49 secondi che è il tempo italiano da battere. Arrivano i buoi. C'è già la Grecia che è un po' storta. Malta e la Gran Bretagna hanno già attraccato. Questa qui è la portoghese, vedete anche lo stile di equilibrio sulla barca. Guardate, il britannico addirittura tira giù la barca, è pazzesco questo. Ma chi è? Ma chi è? In difficoltà Malta. Malta non ha preso la corsia. Il britannico ha fatto, ci avrà messo 35 secondi. Arriva anche tutti velocissimi questi, ma che buoi sono. Antidoping, vogliamo l'antidoping sui buoi. La portoghese si dà per disperata dicendo: io ho cercato di venire a riva, purtroppo i marosi erano troppo forti, salutatemi la famiglia. È buffa l'espressione di questi buoi, perché ecco la tecnica della portoghese, hop hop hop, perché saltando dovrebbe aiutare lui a tirare su. Secondo me gli dà un controtempo pazzesco, per cui lui non la tirerà mai più su. Perché deve arrivare. Ecco, adesso è arrivata la portoghese, è arrivata anche, mi sembrava, la greca, che era quella che era finita per le acque. Tutti. 38 secondi la Gran Bretagna, 50 secondi la Grecia, 1.18 il Portogallo, 1.29 Malta. Secondi. Classifica, quindi prendete 8 punti adesso, 9 alla Gran Bretagna, 8 all'Italia, 7 alla Grecia, 6 alla Cechia, 5 alla Slovenia, 4 al Portogallo, 3 a Malta, 2 all'Ungheria. La Svizzera aveva scommesso sulla Gran Bretagna e becca 9 punti. La Gran Bretagna aveva giocato il jolly su questo gioco, raddoppia e fa 18 punti a questo punto. Classifica generale dopo questo quarto gioco. Bellinzona in testa 40 punti, seconda la Gran Bretagna, l'Angola in 37, terza l'Ungheria, Chior 30, quarta la Cechia, Kiof 28, sesta la Slovenia, Blin 26, sesta Malta, Mdina 21, settima Policoro, Italia 20, ottava il Portogallo, Battaglia 18, scoppiata il Portogallo, non ce la va più, nona la Grecia, Corfù 15 punti. Ragazzi, siete alla metà di quelli che sono in testa, ma loro hanno già giocato il jolly e hanno già fatto la scommessa. Voi non avete ancora fatto niente. L'Italia adesso al quinto gioco alla scommessa. Eccoci qua, pronti per la scommessa. Abbiamo il nostro capitano, che è Gaetano Giuliano, che ha scommesso sul Portogallo. Difatti il Portogallo ieri sera in prova generale, eccola qui la portoghese,
Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Portogallo. 2 minuti e 30. Si tratta di fare. Ieri sera il Portogallo ha frenato, ha fatto finta di cadere in questo gioco. Ne ha fatti di tutti i colori per far vedere che non erano capaci di fare. Per cui è stato fatto un consiglio di Stato. Abbiamo detto: si scommette sul Portogallo. Intanto è in testa l'Ungheria, difatti. Dunque, per questo gioco si sono ispirati, questi sono gli sloveni, ci siamo, vai piano come barcolla questa, è caduta la portoghese, ti sembrava, quando l'Italia scommette si è fatta pure male, eh? Ve l'ho detto ragazzi, fuori Cornini, Santilli, non mi ascoltate mai. Qui questa sera siamo contro la sfortuna, i portoghesi che cascano, abbiamo beccato la squadra portoghese più moscia di tutti i giochi dell'estate, che è il colmo, eh? Ma come si fa? E non riesce a rialzarsi, mentre gli altri vanno come treni. Ecco che danno il cambio ad un'altra, questa qui mi sembra molto più solida. Infatti la slovena non è la portoghese, per quello che mi sembra solida. Dunque, ci siamo fermati a Marina Grande, dove sorgono importanti fabbriche di vetri e cristalli. Installate nel 700, indovinate un po' da chi? Ecco, da quel marchese di Pombal di cui parlavamo prima. Non so se era un esperto economista o più semplicemente un buon bevitore. I portoghesi sono spariti dalla competizione. Noi abbiamo scommesso sui portoghesi. Eccoli qua i portoghesi, che continuano a raccattare i cocci. Noi dovevamo fare il punteggio che fate voi. O lo fate apposta, perché volete penalizzare l'Italia, o veramente non è possibile. Lo paf, anche questa qui, meno male, rovescia qualche cosa. Perché si può ancora recuperare. Se dovesse cadere tutto a questa, ma mi sembrano incollati, potremmo anche recuperare. Ragazzi, guarda l'espressione tragica. Mai visto i portoghesi giocare con un'espressione così tragica. Di solito sono lì tutti sorridenti, irridenti, oserei dire, nei confronti degli altri. Cioè, ma sì, ma tanto noi vinciamo su una gamba sola. Questa qui neanche su quattro. Questo è l'ungherese che le è caduto tutto. Guarda gli sloveni, grossa tradizione in campo, come dire, di servizio nei differenti alberghi dei paesi dell'est, degli sloveni, anche gli ungheresi. Guarda che ti casca il primo, guarda che ti casca il primo. 2 minuti e 30, rischiano di non farcela, eh? Sì, questi qui sì, questi sono gli sloveni, secondo me questi sì. Anche no, 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 finisce, fischio, solo che hanno fatto tutti più dei portoghesi. Allora, due soli tratti in 1,52 per il Portogallo, tre tratti in 1,08 per la Cecchia, quattro tratte in 1,14 per l'Ungheria, cinque tratte di percorso quasi terminato in 1 minuto e 56 per la Slovenia, risultato da battere. Vabbè, Policoro in provincia di Matera sorge e si estende su antichi insediamenti della Magna Grecia, Siris ed Eraclea, e proprio nel locale Museo Nazionale della Siritide si possono ammirare i reperti archeologici che testimoniano il grande passato di Policoro, passato che si è rinnovato ed esaltato prima con la Torre Sveva, quindi nel settecentesco castello che sorge sulla lunga collina degli scavi. Proprio dal castello si spazia sulla grande pianura metapontina e si ammira l'impagabile azzurro del Mar Ionio. Policoro dunque, oltre che importante centro di cultura e di agricoltura, anche piacevole luogo di villeggiatura. E sperando che, avendo parlato di Policoro, adesso cambi la fortuna, andiamo avanti con la seconda manche. Seconda manche, Svizzera, Bellinzona, la Grecia con Corfù, la Gran Bretagna con Langolen e Malta con Imdina. Seconda serie, attenzione, Denis. Alla seconda manche c'è un 1,56, 5 tratte. Adesso vedrete questi qui che, se tanto mi dà tanto, andranno come a spasso. Oltretutto, per mettere tutti nella stessa condizione, il terreno, visto che è scivolata la maltese, il terreno, la pista di gioco, è stata bagnata prima di ogni percorso, in modo che tutti siano allo stesso livello, se no magari si rovesciavano i bicchieri, eccetera, eccetera. Quindi era bagnata per quelli di prima e bagnata per quelli di adesso. Cioè, per dire che si scivola, non è che scivolano così, scivolano perché è bagnato e con le scarpette da jogging, con cui stanno facendo il gioco, si può anche scivolare. Guarda che bella facciottona spargiottona questa qua, che dovrebbe essere la Svizzera, eh? Questa è la Svizzera, questa color fucsia è la Svizzera. È già lui al terzo passaggio, ogni fila di bicchieri è un passaggio. Questa è la Maltese, che i bianchi sono, si riconoscono le squadre dal grembiulino. Questi qui sono i greci. Mi piace quella che gli diceva: vai di là, vai di qua. Già il suo da fare a stare in piedi, quello, vai di là, vai di qua.
Arrivo come arrivo. La Svizzera importata laterale, sì, anche perché devono vedere dove mettono i piedi effettivamente, con tutti quei bicchieri davanti, dopo un po' non vedono più dove mettono i piedi. La Svizzera, brava, educanda proprio, si vede, impostatina, con le altre che meno impostatine la sorpassano alla grande, vedi le greche. Questa è la maltese. Beh, questa è una raffinatezza di Armando Nobile, mettere il liquido della tinta. Cosa fa Caris? L'arbitro gallese ha detto a questo qui che deve tornare indietro perché le è caduto tutto poco prima di toccare il tavolo. Sono tremendi gli arbitri quest'anno, sono tremendi. Dicevo, hanno messo il liquido del colore delle squadre, che è una raffinatezza proprio da giochi senza frontiere. Guarda questa, la britannica, solida, anche perché ha 43-44 di piede, per cui ha la camminata da Croce Rossina. Sono all'ultimo passaggio, i signori britannici, anche i greci, anche perché fare il gioco nella seconda manche, in molti casi uno vede come si sono comportati quelli della prima manche, questa addirittura a piedi larghi, la Charlotte. Finito il tempo. Due percorsi per la Svizzera in 48 secondi, quattro percorsi per Malta in 2.13, cinque percorsi in 2.13 per la Gran Bretagna, cinque percorsi in 2.24 per la Grecia. Cosa aveva fatto il Portogallo due percorsi? In quanto tempo? Vediamo un po'. Eh no, sono proprio ultimi. 9 punti per la Slovenia che vince questo gioco, 8 per la Gran Bretagna, 7 per la Grecia, 6 per l'Ungheria, 5 per Malta, 4 per la Cecchia, 3 per la Svizzera, 2 per il Portogallo. E l'Italia, non ricordo più, aveva scommesso sul... Ah già, il Portogallo fa solo 2 punti. Perdonate l'ironia voluta, ragazzi, ma è per tenervi un po' allegri. Siamo a metà trasmissione, ci sono in testa i britannici, non è una squadra che vince quella dei britannici. Prima Gran Bretagna, Hlangole 45 punti, seconda la Svizzera, Bellinzona 43 e hanno già giocato il jolly. Terza l'Ungheria, Chior 36, quarta la Slovenia, Bled 35, attenzione alla Slovenia, quinta la Cechia, Chiov 32, sesta Mbina per Malta 26, settima per la Grecia e per l'Italia, Corfù e Policoro 22 punti, nona! Notizia, grande scena, il Portogallo battaglia, 20 punti a casa sua, in fondo alla classifica, è un lutto nazionale. E qui la sentono la partita. Ah no, sono i greci, giochiamo il jolly, visto l'azzurro. No, sono i greci che giocano il jolly e sono i britannici che non fanno questo gioco e scommettono sulla Svizzera. Anche qui secondo me loro sanno qualche cosa che noi non sappiamo. Allora, questo gioco qui si ispira ad Alcobaça, alla cattedrale di Alcobaça, che è stupenda, è da vedere. Intanto noi giochiamo in seconda manche, per cui guardiamo cosa fanno gli altri. Gli altri sono i cechi, i portoghesi, gli ungheresi e gli svizzeri. 2 minuti e 30 per fare questo gioco. Dunque, per la storia di Alcobaça, il re Alfonso Enrique, tanto per cambiare, oltre che ordinare la costruzione dell'abbazia di Alcobaça, chiese al suo amico San Bernardo di Clairvaux di mandare dei monaci ad abitarla. Questi non solo erano esperti di opere idrauliche e di irrigazione, ma dovevano anche essere dei buon gustai, perché cosa ti fecero? Pensate che nel monastero c'è un'immensa cucina in cui arriva direttamente una diramazione di un fiume con il relativo pesce che passa in mezzo alla cucina. Basta pescarlo, cucinarlo, naturalmente mangiarlo, poi la cucina di una pulizia incredibile perché c'è acqua corrente per ogni dove. E poi c'è sempre in questa cucina, un forno, un camino alto 18 metri, dove largo altrettanto, dove riuscivano a cuocere 4 buoi assieme. Allora, lasciamo perdere i buoi, occupiamoci dei pesci. Questi sono i fraticelli che pescano il pesce nel fiumiciattolo, nella diramazione del fiume che passa nella cucina dell'abbazia dell'Alcobaça, e lo danno direttamente al frate cuciniere, in questo caso alla sorella cuciniera, e questa ne ha già presi un sacco, è la Svizzera. Forse hanno fatto bene i britannici a scommettere sulla Svizzera, perché come prende il pesce la Svizzera? L'ungherese no, carina, ma non la vedo dotata. La portoghese ormai abbiamo visto, secondo me il morale, perché i portoghesi, se sono in testa, sono di una cattiveria, bravissimi. Guarda, guarda cosa deve fare il frate qui per recuperare il pesce. Oh, ciuff. Dunque, questa padella, io ho provato a sollevarla, Ercole,
è una robina da 20 kg che quando cominci funziona, dopo un po', o sono ragazze che hanno dei muscoli al bodybuilding, di quelli sviluppati alla grande, o se no, difatti guardate la fatica della cieca, che di solito già le cieche non sono delle signorine così deboli e denutrite, è pesantissima, anche perché tenendola su solo per il manico, e non si può toccare la padella, ma tenendola su solo per il manico, oltretutto se si tocca un pesce quello è squalificato, non vale più. Finish. Quanti? Allora, 7 pesci in 1,53 per i cechi, 10 pesci in 2,17 per gli ungheresi, 12 pesci in 1,58 per i portoghesi, 14 pesci in 2,03 per gli svizzeri. È il risultato da battere, 14 pesci sono tanti. Llangollen, in Gran Bretagna, è conosciuta per il Festival Internazionale della Danza e della Musica, dove Pavarotti cantò per la prima volta con suo padre davanti al pubblico. Ogni estate, come nel passato, un'elite culturale composta da Wordsworth, Wellington, Shelley e Byron veniva qui, così come oggi migliaia di persone si danno appuntamento per cantare e ballare. Il ponte in centro città è una delle 7 meraviglie del Galles. Adesso dovremmo vederlo una volta che hanno finito di fare lo rafting. Eccolo lì. L'importante è non smontarsi. Seconda marcia, Italia, con Rocco che fa il frate e Fabiola che fa la badessa. Italia, Malta, Grecia e Slovenia. Siamo proprio i primi qua. Questa è Fabiola. Fratello Rocco, questo no, è il frate sloveno. Vorrei vedere fratello Rocco, perché lui che deve occuparsi del pesce, che poi in effetti lui deve occuparsi del pesce, prenderlo e buttarlo nel, questo è il greco, e buttarlo nel buco del camino. Ma è la badessa, brava, ne ha già presi due Fabiola. Fabiola, la badessa che prende il pesce di Policoro. Plaf, questo è scappato. E vabbè, guarda, si incavola anche, si incavola. O me lo butti bene il pesce o non lo prendo. Quella era la maltese. Non è facile prendere 14 pesci. Mi accontenterei di un 8-9. Questa calmissima badessa con chewing gum in bocca. Brava, siamo 1, 2, 3. 3 per quello che riesco a vedere il cammino. È brava perché Fabiola dà il tempo a fratel Rocco e gli dà dai! E lui butta. Perché devono darsi il tempo in modo che lei sia pronta sotto a prenderlo. Ecco, sentito? Op! No, ma devi tenere pesantissima quella padella, sono d'accordo con lei, badessa Fabiola, suor Fabiola, sorella Badiola, Fabiola. L'ha preso, poi adesso comincia ad essere stanchi i muscoli, fa fatica anche a girarla. Anche perché per sorteggio la più minutina, ve la ricordate, all'inizio della trasmissione era quella piena d'allegria di fianco a me, quella che per sorridere bisogna prendere la gomitate, che è la più minutina della squadra di Policoro. Ed è capitato il gioco dove la donna ha il maggior impegno, però ha grinta, visto che grinta? Dai, gli grida. Senti, si sente solo lei. Marcato. Preso, brava Fabiola. Ai, mi piace sta voce stridula. Io sarei responsabilizzatissimo. Senti, uno dietro l'altro, proprio. Questo l'ha perso però. Ve lo dico off, fuori. Lui non trova più pesci, sorella, il fratello Rocco non trova più pesci, eccolo qua. Oh, ciuff, preso! Che bella sta inquadratura! Bravo José Vittorio, regista portoghese. Ai, che non ce la faccio più. Fa niente, dai, bravo. Questo era il nostro gioco debole dichiarato. Allora, risultati. 5-8! Ma cosa hanno fatto? 8? 5 per Malta in 1,39, 6 per la Slovenia in 1,43, 8 in 2,03 per la Grecia, 8 in 2,10 per l'Italia. Ma siamo quarti o quinti? Quinti! Il miracolo di San Rocco. 9 punti per la... 9 punti per la Svizzera, 8 per il Portogallo, 7 per l'Ungheria, 6 raddoppiando che ha giocato Jolly per la Grecia, 5 per l'Italia Policoro, 4 per la Cechia, 3 per la Slovenia, 2 per Malta. Il Galles aveva scommesso la Gran Bretagna sulla Svizzera e quindi becca i 9 punti. Questa è stata una bella scommessa
e va ancora più in testa. Bella gara tra Gran Bretagna e Svizzera. Prima Gran Bretagna, Hlangolen 54 punti, seconda la Svizzera, Bellinzona 52, terza l'Ungheria, Fior 43, quarta la Slovenia, Blid che non ha ancora giocato, Jolly 38, così pure la Cecchia, quinta Chiov 36, sesta la Grecia, Corfù 34, settima Mdina, Malta 28 punti, a pari merito con Battaglia, Portogallo 28 punti, nona Policoro, Italia 27 punti, ma adesso arrivano i nostri giochi. Provare in fidelità dei cechi. Speriamo. Io cerco di tenere sulla squadra con entusiasmo. Qui abbiamo Portogallo e Slovenia, due verdi che scommettono, cioè che giocano Jolly, e la Cechia che gioca sull'Ungheria. La Repubblica Ceca, la sinistra, scommette sull'Ungheria, mentre Portogallo e Slovenia su questo settimo gioco si giocano il Jolly. Eppure Policoro, a parte che nel gruppo del Jungen Club, quindi questo club che c'è fra Italia, Grecia e Malta, con i quali siamo sempre in lotta per il settimo posto, ottavo posto, ultimo posto, mi sa che stasera vado a pagare io se andiamo avanti così. Ragazzi, Policoro, non è che si bevono bevande analcoliche, i signori qui vogliono una bottiglia di pregiato, quindi mi raccomando, anche per me fatelo. Allora, l'Italia in questo settimo gioco gioca in seconda manche. Qui stiamo vedendo Ungheria, Svizzera, Portogallo e Grecia. Cosa devono fare? E questa è tutta una storia molto bella. Il re era Redinitz, era un furbacchione. Il re Diniz e la regina trascorrevano l'estate in questo castello. Ma si sa, durante l'estate fa caldo, poi questo re era un romantico e pare soffrisse di insonnia. Aggiungete un tocco di leggenda ed è quel cocktail che ha dato il via a questo gioco. Una notte, si dice, sempre per cercare di prendere sonno, il re si intratteneva con una giovane... diciamo nella dépendance. Sente il rumore delle guardie, guarda dalla finestra e chi ti vede? La moglie. Si veste in fretta e furia per tornare alle stanze del castello, ma la regina, furba, cosa fa? Ha acceso le torce di tutto il parco lungo tutta la via che il re doveva fare per tornare al castello. E quindi te lo scopre, fedifrago e traditore, davanti a tutti. Insomma, una storia che avrebbe senza dubbio fatto ridere il boccaccio. E questo è il senso del gioco. C'è la moglie che accende, la regina che accende tutte le torce, e quando le torce sono tutte accese, il re, che nel frattempo si è rivestito freneticamente, deve ritornare al punto di partenza. Sta ritornando il re portoghese, sta ritornando anche il re svizzero. Il re ungherese è già arrivato ed esulta, la moglie, che è stata contenta di ritrovarselo nella reggia, perché di certo non tornava più dall'amante. Ah, anche lo svizzero. Qui l'importante sono le scarpe. Allora abbiamo 1 minuto e 34 secondi per la squadra ungherese, 1.42 per la Grecia, 1.46 per il Portogallo, 1.55 per la Svizzera. E tutti e quattro i re sono arrivati, quindi il tempo da battere è quello ungherese. Kiev è una città di 13.000 abitanti in una valle molto pittoresca, mi fido di quello che mi dicono loro perché io non la conosco, lungo il fiume Kiuka. La sua storia ha le radici fin nella Grande Moravia. Nel XIX secolo a Kiev, come negli altri paesi della Moravia, si parlava tedesco e si insegnava in tedesco. Ed è solo alla fine del secolo scorso che i rappresentanti dei cittadini cechi ripresero posto in municipio e ridiedero vita alle tradizioni e alle lingue locali. Kiev in Repubblica Ceca. Tutto a posto per la seconda serie. E adesso tocca a noi. Gran Bretagna, Malta, Slovenia e Italia. Per l'Italia il re è Mario. E qui abbiamo Sara e Moira. Sara è la regina, Moira è l'amante, per intenderci. Questo qui è il britannico. Ecco, se la regina cade deve tornare indietro. Abbiamo Sara che è bravissima, prima torcia. Intanto ecco qui re Mario che deve rivestirsi perché ha sentito dei rumori, è stato scoperto, quindi la sua amante lo aiuta a rivestirsi perché deve tornare di corsa alla reggia, perché comincia a temere che la regina abbia scoperto la sua scappatella, non sa cosa lo aspetta, poveretto. Mi raccomando, ragazzi. Ah sì, no, è buono perché l'aveva già messa prima di cadere, per questo tornare indietro così. Guardate che brava che è sull'asse d'equilibrio Sara, è la più veloce. Italia,
Mario, mi raccomando, fai con calma, ci siamo raccomandati le scarpe. Le scarpe. Il resto dell'abbigliamento può essere messo in qualche modo, ma le scarpe sono importantissime perché è con quelle che torna indietro. Questa è la britannica. Dovremmo essere i primi a ripartire perché Sara ha già terminato quasi il suo percorso, è all'ultima torcia. Sara, bravissima sull'asse d'equilibrio, dai che comincia a andare. No, non lo dico per scaramanzia, no, va malissimo. Sara ha finito, tutte le torce e non parte lui. Mario, tanto la regina ti ha scoperto. Mario, torna a casa. Re Mario, eccolo che arriva. Le scarpe, le scarpe. Oh, ma è un re italiano, che io. In Slovenia termina la prova in primo luogo. Non parlo più. No, perché c'è da arrabbiare. Malta, anche già vai a finalizzare la prova. Eravamo primi. Vai agora. E con il miglior tempo. Vogliono farmi pagare da bere stasera. Alla greca e al maltese. So io. La scarpa, non vale così. Tempo limite, 2 minuti e 30. E adesso fischiano, finito il tempo. Bella prova. Poi abbiamo Carlos come giudice, figurati se ci fa passare qualche cosa qui. Con tutti i portoghesi che vanno in giro per il mondo, questo qui, qua. Appena una equipa può terminare, equipa d'Italia. Ma ha lì un problema. Se non hai a posto la scarpa, non ti fa andare. Ok, l'Italia non è arrivata. 1.31 per la Slovenia, 1.51 Malta, 1.55 la Gran Bretagna, 2.30 per l'Italia. Ragazzi, su questo gioco eravate forti. Non dovevate perdere questa opportunità. 9 punti alla Slovenia, ha giocato Jolly raddoppia, 8 punti all'Ungheria, 7 alla Grecia, 6 al Portogallo, raddoppia per il Jolly, 5 Malta, 4 pari merito Svizzera e Gran Bretagna, 2 l'Italia. La Repubblica Ceca aveva scommesso sull'Ungheria, quindi 8 punti. Adesso vediamo la classifica. Gran Bretagna in testa all'angolo in 52 punti, seconda Bellinzona, la Svizzera 56 punti, pari merito con Bled, la Slovenia, quarta l'Ungheria Gior 51, quinta la Cechia Kiev 44, sesta la Grecia Corfù 41, settima Portogallo Battaglia 40, ottava Malta Mdina 33, nona Policoro Italia 29. Sempre Battaglia, sempre il Torandenna Portogallo, giochi senza frontiere, siamo all'ottavo gioco. Tu chi e l'adio? Intanto abbiamo il Jolly. Allora, l'Ungheria scommette sulla Repubblica Ceca e la Repubblica Ceca gioca al Jolly. Questo qui è un gioco che mi fa tanta paura. Mi fa tanta paura. Perché è bello questo gioco, è un'idea nuova per Giochi senza frontiere. Lo trovo molto divertente, vedrete com'è questo gioco. Portogallo, Svizzera, Grecia e Malta. Cosa deve fare? C'è lui che deve salire seguendo la corda, infilandosi anello per anello, buco per buco, seguendo la corda fin su in cima. Questo è quello di Malta. Arrivare su in cima, libera lei, e tutte e due assieme, seguendo l'altra corda, quella lì azzurra, devono scendere. Chi arriva primo vince. E questo gioco è ispirato alla leggenda di Fatima. C'era Gonzalo Hermiges, che durante una cavalcata in territorio musulmano si innamora di una giovane musulmana bellissima, Fatima. Così prende la decisione di sottrarla al suo popolo, la porta con sé, la fa battezzare con il nome di Ureana, poi lascia le armi, diventa trovatore, quindi va in giro a cantare, una specie di cantastorie. Puntualmente lei si ammala e muore, classico, no? Gonzalo si ritira in un monastero, triste e disperato, e si dice che scrivesse ovunque, su ogni muro, il nome di Fatima. Così il luogo prese questo nome, un nome dalle, come dire, lontane origini, in un paese cristiano, Fatima, dove poi appunto adesso c'è il santuario, tutte queste cose qua, bellissime. Allora, questi sono gli svizzeri. Vedete che di per sé è un gioco complicato, perché l'importante è fare attenzione a non far su il gruppo, il nodo. Bisogna, è una specie di quadrato svedese, in questo caso è un triangolo, è un rettangolo, è un alla portoghese. Bisogna essere snodati quel punto giusto per arrivare al limite della rottura, ma non rompersi. L'Alfieri sarebbe felice di vedere questo gioco, perché è famoso, mi spezzo ma non mi piego. Vorrei vedere come lo fa su qua.
E intanto il maltese è là, appollaiato, che cerca di... Stanno scendendo gli svizzeri. I jolly l'hanno giocato i cechi, che ce lo troviamo noi. Questi qui sono, ce li troviamo noi dopo, nella seconda manche. Questi sono i portoghesi che stanno recuperando. Guarda come recuperano i portoghesi. Lei che gli dà pedate in testa. Lui fa, oh, calma, ci sono sotto io. E lei fa, mi hai liberata, adesso mi prendi come sono. Mi hai liberata, mi prendi come sono. E allora lui fa buon viso, cattivo gioco, continua a seguire la corda. Intanto pensa a chi me l'ha fatto fare. Ma chi me l'ha fatto fare? Bellina sta inquadratura. Era lui, no. Non mi è piaciuta neanche un po'. Intanto i maltesi sono riusciti a ingrupparsi, a far sul nodo lassù in cima, cioè proprio rimarranno là, forse verranno abbattuti a cannonate. Arriva velata che più non si può, esultano, questi qui sono quelli di Bellinzona che esultano, sono proprio qui dietro di noi. 2:30 era il tempo in prova generale, l'hanno portato a 3 minuti per dare un pochino più di chance. Non riesce a staccarsi lei, ci vorrebbe un coltello, un colpo di qualche cosa. Intanto questi sono gli ungheresi. Ah, niente da fare, non ce l'hanno fatta nel tempo limite. Questi sono quelli di Bellinzona. Allora, l'unico che ha finito il percorso è stato lo svizzero, 2:35. Tutti gli altri, i portoghesi sono quelli che sono arrivati un po' più avanti, in 3 minuti, i greci in 3 minuti un pochino meno, i maltesi in 3 minuti, praticamente erano fermi là con lei che no, non vengo con te, non vengo con te, ma dai che vieni con me che sono ricco, no, con te non vengo, sei brutto. Gyor in Ungheria. È a metà strada fra Budapest e Vienna, in un punto dove si incontrano 3 fiumi. I Celti la chiamarono Arrabona e per lunghi secoli la città è stata citata con l'abbreviazione Rab. Da vedere la cattedrale ed il balletto di Gyor, conosciuto per la sua bravura dagli appassionati del mondo intero. Molto bellino. Seconda manche, l'Italia inquadrata in primissimo piano con Enzo. Enzo e Teresa, che è la sua Fatima, è lassù che deve essere salvata. Incrociamo le dita. Partiti! 3 minuti per fare questo gioco. E in prova generale sono andati bene, però non avevano il costume, quindi intanto non c'era l'elmo, che l'elmo lo perdono quasi subito tutti. E in questo caso viene concesso, perché il pennacchio effettivamente dà fastidio per infilarsi su per tutti. Lui no, lui lo tiene il nostro, perché è un onesto. Butta l'elmo, butta l'elmo, che se no ti blocchi lì. Vai, vai Enzo, vai che vai bene, vai, vai che... Non so più neanche che cosa dire, perché non vorrei dire delle cose che poi portano male. A questo punto della trasmissione, lei che tira come una disperata, gli... A lei Enzo piace, diciamo. Teresa è già motivata per dei fatti suoi, per cui lo tira su. Vieni a salvare Enzo. Poi a Policoro ti dimostrerò tutto il mio affetto. Intanto sono arrivati i britannici. Italia, Gran Bretagna, Slovenia e Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca che si è giocata, si è giocata il jolly in questo gioco. I britannici non vanno d'accordo. Lui sì, no, adesso sì, perché sembrava che lei andasse da una parte e lui da quell'altra. Devo dire, i lui in calzamaglia, devo dire, mi scioccano un po', ma fa parte del costume, così come è stato ideato dalla produzione. Questo è il cieco che è in difficoltà e ha giocato il jolly. Deve sganciare il suo moschettone e attaccare quello di lei e scendere lungo l'altra corda. E i nostri? Ci fate vedere un attimo. Gioca anche Policoro stasera, la squadra italiana della provincia di Matera. Stiamo scendendo, stiamo scendendo, stiamo recuperando sui britannici che si sono intruppati. Vai Enzo, Teresa, segui con fiducia cieca il tuo lui, cieca con la I, non cieca come quegli altri che giocano abitualmente. Il britannico, che poi c'è anche un rischio per i maschi, perché se prendono male l'ingresso, cioè non prendono l'ingresso, rischiano anche, vabbè. Questa qui è la squadra slovena. Siamo tutti più o meno lì. Non perdetevi adesso, ragazzi. Dai che state scendendo bene. State scendendo bene. Ai, cosa succede? Ma perché sempre alla fine riusciamo a intrupparci? Gli sloveni stanno andando, noi abbiamo mancato un passaggio. Cosa sta succedendo? Guardate come la tira giù. L'ha salvata e vuole consumare subito il...
il britannico ha cercato di tuffarsi, ma ha preso una stomaccata di quelle non indifferenti. Eccoci qua, adesso abbiamo ripreso il ritmo, ma ci mancano ancora due passaggi. Arrivano i britannici, quelli là sullo sfondo siamo noi, il gruppo umano, e arrivano anche gli sloveni, almeno i cechi che si erano bloccati. Ragazzi di Policoro, ieri sera hanno fatto secondi in questo gioco e non hanno cambiato il percorso, perché è sempre quello, è sempre quello. Dai Teresa, dai Teresa, butta il velo Teresa, comincia a predisporti Teresa, lui poi alla fine ti vedrai come niente, scade il tempo, non vedrai più niente Teresa. Lui guarda però e sorride. Dove guardi Enzo? Prima dovevi darti da fare. I britannici primi, 2.32 la Gran Bretagna, 2.46 gli sloveni, i cechi 3 minuti, non hanno terminato il percorso ma sono arrivati un pochino più in là degli italiani. Punteggio, 9 punti alla Gran Bretagna che ha vinto, 8 punti alla Svizzera, 7 alla Slovenia, 6 alla Repubblica Ceca, 5 al Portogallo, 4 all'Italia Policoro, 3 alla Grecia, 2 a Malta. L'Ungheria aveva scommesso sulla Repubblica Ceca, che aveva anche giocato il jolly, quindi l'Ungheria 6 punti, la Repubblica Ceca raddoppia il suo punteggio, diventano 12 punti e vediamo cosa succede in classifica generale quando mancano due giochi alla fine. Prima Llangolan, Gran Bretagna 67 punti, sempre tallonata la grande da Bellinzona per la Svizzera, seconda 64 punti, terza la Slovenia, Blid 63, quarta l'Ungheria, Ghior 57, quinta la Repubblica Ceca, Kiov 56, un solo punto, sesta battaglia, Portogallo 45, settima la Grecia, Corfù 44, ottava Malta, Mdina 35, nona l'Italia, Policoro 33. Non abbiamo ancora giocato il jolly, non siamo da ultima posizione. Non disperatevi a casa, non siamo da ultima posizione. Parola di Ettore Andenna. As formigas grecas non vanno attaccar, ma noi temos un gioco rappresentato da Italia. È l'ultima possibilità che avevamo, giochiamo il jolly e vediamo che ci sono i greci che hanno una grande fiducia in noi e scommettono sui britannici, difatti. Perché se noi giochiamo il jolly dovremmo essere forti in questo gioco. Gioco che comunque facciamo in seconda manche. E partecipano in questa prima manche che ha 2 minuti e 45 secondi di tempo la Svizzera, Malta, la Gran Bretagna e l'Ungheria. Vedete delle simpatiche formichine, come mai delle formichine a questo punto del gioco? Dunque, una leggenda del luogo, qui proprio di battaglia, ci racconta che un giorno i monaci trovarono i loro granai svuotati. Chi è? Ma chi non è? Si scoprì che erano state le formiche. A questo punto un monaco che fa? Uccide le formiche? Mai! Compie un voto e fa una processione. E puntuali le formiche spariscono. Io sono convinto che hanno solo cambiato granaio, anche perché devono vivere anche le formichine, ma da quel momento formiche qui a battaglia nella cattedrale non se ne sono più viste. Ed è per questo che vediamo la famosa trasmigrazione delle formiche che avviene con le formichine svizzere che si danno da fare, anche le maltesi. Chi è che avrà più tradizione di formiche fra la Svizzera, Malta, la Gran Bretagna e l'Ungheria? Secondo me l'Ungheria è più un paese da formiche. Difatti, guardale, guardale. Però sono già fuori le Svizzere. Sono già fuori le Svizzere. Allora, qui bisogna fare attenzione, le formiche non devono perdere il cappello, bisogna terminare con tutto il costume completo, lo dice una regola, elles doivent garder leur costume durant le parcours, devono tenere in perfetta tenuta il costume durante tutto il percorso. Quindi fino adesso il cappello ce l'hanno tutte, prendono, le ungheresi erano già molto più avanti. Guardale qua, le svizzere, anche perché per facilitare le svizzere devono alzarsi per fare che cosa? Arrivano le britanniche anche, no basta, la fine del gioco, qui il regolamento dice quando la ragazza ha deposto il paniere e le due ragazze sono arrivate nella zona d'arrivo. Arrivano adesso le ungheresi, dobbiamo tener conto dei tempi che impiegano queste formichine con coscione. Arriva anche Malta, questo è un gioco divertente, così romantico, le ragazze sorridono tutte, forse anche perché sono al nono gioco, sanno che col prossimo hanno finito. Il cappello, il cappello, se non hai sul cappello alla fine non ti stoppano il tempo. E arriva anche la seconda britannica, ce l'ha messa tutta ma niente.
11 chicchi di grano per la Svizzera in 1,47, 11 chicchi di grano per Malta in 2,17, 12 chicchi di grano per l'Ungheria in 2,04, 12 chicchi di grano in 2,24 per la Gran Bretagna. Il tempo da battere sono i 12 chicchi di grano in 2 minuti 04 dell'Ungheria. Corfù, Grecia, è l'isola di Kerchira, descritta da Omero nell'Odissea come la terra natale dei Feaci ed è un vero ponte fra l'Europa e la Grecia. Corfù, la ninfa dello Ionio, con la sua storia influenzata dal passaggio e le vestigia di differenti civiltà, con le sue spiagge celebri, le acque del mare cristalline, ma anche con i suoi mantelli di verde, costituisce un luogo di vacanza, un sogno realizzato da migliaia e migliaia di turisti. Seconda manche, Slovenia, Repubblica Ceca, Italia e Portogallo. Per l'Italia giocano Fabiola e Sara. Due minuti e 45, ora l'importante, ragazze, non è tanto il tempo, ma cercare di prendere almeno 12 chicchi di grano, perché indubbiamente il tempo è importante, ma è importante chi porta più chicchi di grano. In totale di chicchi di grano ce ne sono 15 che vengono passati da una parte e da quell'altra. Allora, Slovenia, Repubblica Ceca, Italia e Portogallo. Noi abbiamo giocato il jolly su questo gioco. Io l'avrei giocato su quello della barca e il bue, il quarto gioco. Però a loro l'hanno voluto giocare qui. Vediamo se sono stati più fortunati, più previdenti. Queste sono le portoghesi. Il cappello. Non perdiamo il cappello, anche perché abbiamo Carlos, il giudice portoghese, che è proprio su di noi, che dovrebbe avere un po' di pietà, vista la posizione che abbiamo. Ma lui è impietoso. Lo conosciamo come un impietoso. Fino adesso tutto va bene, tutto va bene. Sono un pochino più avanti le portoghesi di noi, ma noi siamo subito dietro. Forza, forza, forza. Sara e Fabiola per Policoro. Le formichine e il grano. Mai ho guardato con tanta simpatia delle formichine che portano via il grano. Queste sono le slovene e queste sono le nostre. Forza ragazze che ci siete, dai, 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 dai. Forza che ci siete. L'importante è la seconda. Quando la seconda arriva viene dato lo stop al tempo. Stiamo raccogliendo gli ultimi chicchi. Ancora lì di sopra, ce ne sono ancora. Scendono le ceche. Una ceca non passa, riesce a passare in questo momento, c'è quell'altra che salta, dai, dai, dai Sara, dai che ci sono gli ultimi chicchi, sono arrivate le ceche, forza, 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 mettete gli ultimi chicchi, dai, 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 brave, quanti più ce ne sono meglio è, forza, veloci, veloci adesso, veloci, vai, vai, stop, ok, ok. Allora, 11 chicchi di grano in 1 minuto e 49 per l'Italia, 12 in 1 e 37 per la Slovenia, 12 in 1 e 34 per i cechi, 12 in 1 e 30 per il Portogallo. Vince questo gioco il Portogallo, 9 punti, secondi i cechi 8 punti, gli sloveni 7 punti, gli ungheresi 6 punti, i britannici 5 punti, gli svizzeri 4 punti. Gli italiani 3 punti raddoppiano perché avevano giocato jolly, 6 punti. Malta 2 punti, la Grecia aveva scommesso sui britannici, quindi si fa 5 punti. E dopo questa performance abbiamo in testa nella classifica generale la Gran Bretagna, Langolen 72 punti, seconda la Slovenia, Blid 70 punti, terza la Svizzera, Bellinzona 68, quarta la Cechia, Kiev 64, quinta l'Ungheria, Ghior 63, sesta il Portogallo, Battaglia 54, settima la Grecia, Corfù 49, ottava l'Italia, Policoro 39, nona Malta, Indina 37 punti. Cosa vi posso dire? Comincio a dubitare che abbiamo qualche possibilità di vincere. Però possiamo anche lottare per migliorare un po' le posizioni, perché l'ultimo gioco vale doppio, cioè 9 punti chi vince sono 18, 8 punti 16, 7, 14, ogni posizione viene raddoppiata. È un gioco che viene fatto in contemporanea, è un gioco che si ispira ai grandi viaggi del re Enrico il Navigatore. Per l'Italia giocano Vincenzo e Moira. Potremmo anche arrivare secchi, ecco.
e vista la situazione, anche perché finché Malta sta sotto è John che paga da bere in questo Der Jungen Club formato dal presentatore maltese, la presentatrice greca e il sottoscritto, che scommettono su quale delle tre squadre va meno peggio. Non dico va meglio, va meno peggio, visto che quest'anno ormai questa è la situazione. Il gioco è questo: c'è una ragazza che trasporta uno a uno delle piattaforme con su tutte le località più prestigiose di questa Rota do Sol qui in Portogallo. Eccola qui la nostra Moira, mentre Vincenzo è quello che salta e deve tenere l'equilibrio. Stiamo proprio vedendo le gambette, i polpaccetti del centro mediano della nazionale di Vincenzo. Eccolo qua Vincenzo, bisogna metterne 10 di queste piattaforme instabili. Quando avranno terminato di mettere a posto le piattaforme, lui finalmente, il navigatore, potrà partire, raggiungere la sua caravella e fare un percorso. Non dico niente come sta andando, come non sta andando. Lui salta e va. C'è una bella battaglia in testa fra la Gran Bretagna e la Svizzera. Bellinzona, stiamo un po' a vedere che cosa accadrà in questo decimo gioco. Noi adesso abbiamo lo scopo di non farci superare da Ndina, perché se Ndina ci sorpassa, la bottiglia di spumante è Andena che la paga alla greca e al collega maltese. Parte il portoghese, uno a caso, anche perché tanto ormai loro sono tagliati fuori, quindi possono fare anche un po' come quando uno fa il Giro d'Italia o il Tour de France, no? Non vince con la maglia gialla o la maglia rosa, però vince una tappa. Ecco il nostro, guardalo, carico come non mai, che si tuffa nella traversata per raggiungere sulla Rota d'Oriente, che so io, le Indie, la Cina, il Giappone, Giava, Sumatra, il Brasile. Cerca di raggiungere quel macello di barche che ci sono lì, perché pare che la rotta fosse molto... Si è rotta la barca, fai finta di niente, tira su tutto lo stesso. La barca italiana si è sfasciata, ma lui la recupera lo stesso ed è così che deve andare. Intanto arriva il portoghese per primo, o lo sloveno, perché quando sono bagnati sono uguali, il britannico, e questo si riconosce perché è rosso. Terzo dovrebbe essere il nostro Vincenzo, fatemi vedere l'arrivo, fatemi vedere, questo è il greco, è ultimo, non mi interessa, fatemi vedere Vincenzo. Il greco, grossa tradizione di navigatori greci, infatti è lì che Pluff, Ulisse si rivolterà nella sua trireme. Arriva anche il cieco. Vincenzo è arrivato, comunque Vincenzo è arrivato. Non dobbiamo aver fatto un brutto risultato. Il greco, dunque, queste caravelle sono di gomma piuma, infilate nell'acqua assumono quei 50-60 chilotti di peso, che poi portarsene dietro diventa un piacere. E questo è lo svizzero, non gli resta più niente, ha la prua da una parte, la poppa da quell'altra, il timone, è tutto a pezzi. Tempo limite 3 minuti e 30 secondi, termina anche il greco e vediamo lo svizzero. Sta cercando di recuperare, peccato, perché Bellinzona meritava in questa partita. Si sta trascinando quello che resta dei suoi sogni di gloria, dei suoi sogni di viaggio, della sua barca, però con pervicacia vuole finire. Ed è giusto che sia così. Bravo, con questo sorriso, bravo, un premio allo svizzero. Guardate, praticamente c'è la giudice, l'arbitro che gli porta i pezzi che ha perso. Perde la possibilità del primo posto all'ultimo gioco, ma guardate con che spirito. E si è divertito. Ha giocato, ce la fa più. Bravo lo svizzero, un applauso, perché è con questo spirito che si partecipa. Guardate com'è ridotta la barca. E finisce. Bravo. Vediamo un po' i risultati dell'ultimo gioco. 18 punti per... Quarti siamo arrivati! 18 punti per la Slovenia, 16 per il Portogallo, 14 per la Gran Bretagna, 12 per l'Italia, Policoro che è quarta, 10 per Malta che è quinta, 8 per l'Ungheria, 6 per la Repubblica Ceca, 4 per la Grecia e 2 per la Svizzera. La Svizzera in questo caso è stata veramente sfortunata, perché una squadra che è andata benone vince la Slovenia! Bleed! È veramente un colpo di scena, la Slovenia debuttante a Giochi senza frontiere. Prima la Slovenia, Bleed, 88 punti. Seconda la Gran Bretagna, Flangolen, 86. Terza Gyor, Ungheria, 71 punti. Quarta a pari merito, Svizzera, Repubblica Ceca e Portogallo, Bellinzona, Chiove, Battaglia, 70 punti. Settima la Grecia, Corfù, 53 punti, ho perso la scommessa con Daphne. Ottava l'Italia, Policoro, 51 punti, e in fondo Malta
Imdina con 47 punti. Termine, beh, il Portogallo quest'anno non ci ha portato molto fortuna. Col Sestriere eravamo arrivati in nona posizione, io non dico mai ultima. Con Policoro siamo arrivati ottavi. Ci sono altre nazioni dove l'Italia rende di più. Ovviamente è Giochi senza frontiere. Quest'anno siamo quelli da battere, tutti ci tengono d'occhio perché l'anno scorso li abbiamo massacrati con 4 primi posti e 2 secondi posti. Siamo stati la squadra, l'Italia, quella che ha ottenuto la miglior classifica a squadre, e quest'anno ci curano, se ci curano. Vabbè, vedremo come andrà la prossima puntata. E comunque, brava Policoro! La nostra parte a tutto. Então, até a próxima ano de novo em Malta. Mentre c'è la premiazione, prossima puntata a Malta. Per l'Italia gioca Porto Tolle, in onda mercoledì prossimo 17 agosto alle 20.40 su Rai 1. E che il Dio dei giochi ce la mandi buona, perché va bene perdere, ma non sempre così. Ho perso con la Grecia, ma ho vinto con Malta, e paga Malta da bere questa settimana. Speriamo che appunto qualcuno guardi giù. Lui guardi giù e dica, ma insomma l'Italia, vabbè, a questo punto ha sofferto abbastanza. Dai Torrendena fra poco, è vero, perché fra poco viaggi d'estate, scorribande sui luoghi del delitto, scorribande a Battaglia sulla Rota del Sole e scorribande in quel di Policoro, che vi aiuterò a conoscere meglio insieme a Annick e Cristiana. Ci sentiamo fra poco, ok? Sigla finale. No ragazzi, sono tutti abbattuti, aspettate che li devo consolare un po', eh. Corsa, ma sono arrivato. Intanto una bella notizia, rispondiamo a veramente tante lettere che abbiamo ricevuto, che ci hanno chiesto di rivedere il filmato di Leiria Battaglia che avevamo mandato in onda quando ci fu la prima puntata dal Portogallo. E allora il montaggio è stato fatto appositamente per magnificare queste immagini insieme alla musica che ascolterete di sottofondo. Quindi Leiria che stiamo vedendo e Battaglia che seguirà, con la musica dei Mater Deus, che sono bravissimi, la voce solista è quella di Teresa Salgheiro, senza commento, proprio un documentario come lo si faceva una volta. Immagini e musica. Poi per Policoro invece, Cristiana dovrebbe essere qui pronta, vero? Thank you.
cantiga e este dia de alegria vale um ano de aflição. Ai, oh, ai, porque este dia da espiga é o arauto do dia em que o trigo há de dar pão. Jorra o vinho dos pichéis para os lábios das moçoilas, mais vermelhas que papoilas, com as larachas dos manéis, há merendas pelos prados, gargalhadas pelo mar, e à beirinha dos balados ouve a gente murmurar. Maria, são teus olhos azeitonas, cachofa, são teus lábios quais cereja, e os teus seios cajos de uvas que abandonas à vindima desta boca que os deseja. Thank you.
dal Portogallo, ecco che trovo Cristiana, sì, che è ritornata da Policoro, in quel della Basilicata, e adesso ci dirà tutto. Canti benissimo, Cristiana. Non è vero. Non sei tu questa? No, assolutamente. No, perché so che tu canti. Sì, quello sì, però non è il mio genere questo. Ah, ecco, una robina più moderna. Sì. Sì, perché in effetti, come tutte le favole, anche qui potremmo iniziare con il fatidico c'era una volta. E cosa c'era una volta qui dove oggi sorge Policoro? C'era un bosco, un favoloso bosco dove si svolgevano memorabili battute di caccia. Ma bisogna sapere che qui si moriva di malaria, di perniciosa, di disagi, oppure annegati nei guadi del Sinni e dell'Agri, quindi non era una cosa poi così divertente. Cosa sono il Sinni e l'Agri? Sono i due fiumi che lambiscono e chiudono questa nostra sorta di Mesopotamia. E poi, che cosa è successo? Nel 45 la malaria è stata vinta debellata dal mitico DDT. Quindi nel 50 c'è stato l'intervento della riforma agraria e finalmente ci si accorse quanto era buona questa terra. Allora, sai Ettore che su Policoro, parlando ancora con la gente, aleggia sempre la figura del barone che viveva qui nel castello. Sì, la so anch'io la storia di questo settecentesco castello che è davvero lunga, prima casale, poi monastero. Quindi nel 1200 Federico II di Svevia vi costruì una torre di avvistamento, quindi monastero dei Gesuiti. Nell'Ottocento vi soggiornò Ferdinando II di Borbone. Quindi alla fine dell'Ottocento lo acquistò il barone Berlinghieri di Crotone e lui lo usava, dicono, come sede per le sue battute di caccia, non si sa se animalesche o di altro tipo, mentre tutt'attorno sorgevano le caratteristiche case baronali per il bracciantato. E abbiamo parlato un po' a lungo di questo castello, perché di questo barone si sente parlare in continuazione, ogni riferimento storico della storia di Policoro ha sempre questo barone di mezzo. Pare che poi il castello fosse stato perso in una partita a carte. Neanche quello era capace di fare, giocare a carte. Intanto avete visto che per quelli che hanno una televisione a colori siamo passati dal passato al presente. Cioè prima non vorrei che aveste preso a pugni il televisore, erano immagini in bianco e nero prima e adesso sono a colori. È meglio precisare queste cose. Senti, vita di paese a proposito di passato e presente. Sì, qui ti trovi immerso nella vita attiva ed intensa dell'industrializzazione agricola, di quella che giustamente hai chiamato la nostra Mesopotamia. Qui poi ci sono enormi colture, serre e tutto quanto necessita per le fragole e per i carciofi. E siccome so che Cristiana è una golosa, sì. Mamma mia, come si fa a non essere golosi? Come ne mangiate le fragole? Con la panna. E figurati, mai con limone e un pochino di zucchero. No, panna, la grande. Con la panna. Anche a me piacciono con la panna. Beh, le esportano un po' in tutto il mondo, è una delle zone italiane per le fragole. E i carciofi? Ecco, i carciofi, come li hai cucinati i carciofi? Cucinati? Io li ho mangiati così, come li vedi. E le spine? No, questi qua non hanno spine. Ah, cosa sono, i violetti, sì, quelli? Ah. E comunque proprio qui vengono anche lavorati e surgelati, così ce li possiamo mangiare anche adesso. Carciofini, Allora, poi
qui c'è un enorme allevamento di pesci. Si dice allevamento di pesci? Sì, pesci. Come allevamento di pesci? Ma non siamo al mare qui. Appunto, è un'idea importata dal nord. E che tipo di pesci ci sono qui? Orate e spigole. Lesse con un pelino di limone, un po' d'olio di quello buono. Ai ferri con un pochino di limone, un po' d'olio di quello buono. Sei un esperto in cucina. Il pesce mi piace. Eccoci alla gloria storica di questo luogo. Eraclea, come dice la parola stessa, deriva il suo nome da Ercole. Policoro dunque vanta una storia millenaria, trae appunto le sue origini da Eraclea, città della Magna Grecia, le cui vestigia sono state riportate alla luce negli ultimi anni. Le testimonianze della sua civiltà sono costituite appunto dagli scavi e dai reperti archeologici raccolti nel Museo Nazionale della Sirtide. Sì. Qui vediamo dove hanno trovato i reperti archeologici, ma tu dovresti essere stata nel museo, no? Sì. Mi hai portato delle immagini del museo? Sì, ci sono dopo. Ah. Nel territorio di Policoro. Sì, furono ubicate due importanti città della Magna Grecia, Siris ed Eraclea. Nel museo? C'è dopo, va bene, c'è dopo, ci credo. Eccolo qui, vedi? Cristiana non mente. Siamo nel 1994 fuori dal museo, mentre nel museo siamo nel... Qui ci sono un sacco di epoche. Tu quale hai visto? Che cosa mi racconti? Lì proprio non lo conosco, quindi sei tutta tu, Cristiana. Sì. Allora... La colonia di dove? Allora, la colonia di Siris, che fu fondata agli inizi del VII secolo avanti Cristo, presso la foce del fiume Sinni, anticamente Siris, da cui deriva il nome. Infatti Metaponto, Sibari e Crotone, gelose della sua potenza, decisero di distruggerla. E ci riuscirono. Sì, avvenne alla metà del VI secolo avanti Cristo. Brava, hai studiato. Allora, io devo anche sapere se ci sei stata veramente, invece no, c'è stata, c'è stata. A volte ho avuto dei dubbi che tu fossi in vacanza, invece no, qui c'è stato. Belle queste monete, monete antiche tenute e conservate splendidamente, gioielli. Orecchini come quelli che porti tu. Ho saputo che è sparito un paio di orecchini. Non è vero. No. No, mica detto che c'entravi tu, ho detto. Preoccupazione. Allora, con un salto di alcuni secoli, eccoci all'oggi. Viadotti e strade. Ecco, ma strade per andare dove? A mai dimenticare il passato. Piaciuta questa frase? Caspita, tutta da sola poi. Sì. Eccoci ad Anglona, Santa Maria d'Anglona. Esistono documenti che dimostrano che questo luogo esisteva già nel IX secolo. E perché siete finiti proprio qui? Perché per farvi vedere qual era la posizione dominante e più difendibile della città di Policoro. Vabbè, non t'arrabbiare, ho fatto una domanda. Questa è una... sempre lei, questa è una piazza.
Questa qui è la piazza che ricorda il famoso periodo del primo grande sviluppo di Policoro. Nell'immagine in bianco e nero l'abbiamo vista che non era lastricata, adesso è lastricata, difatti. Sì, io sono stata a lungo con gli studenti della scuola media e tutti sono fermamente innamorati di Policoro e vogliono vivere e lavorare qui, solo qui. Un tempo in questa zona c'era un immenso bosco dove in seguito il barone diceva che veniva a caccia. Sì, nel 1920 veniva qui solo per andare a caccia. Diceva lui. Sì, grandi battute e poi tanti saluti. È più giusta come frase, ma ora Bosco e Pinetta rinascono con grandi spazi a nuova vita. Si sta costruendo un grande attrezzato asse lungo il mare. E la cucina? La cucina di Policoro, strepitosa, il trionfo sì, della pasta. Con i cavatelli e le orecchiette. Ma le orecchiette non sono pugliesi? Si potrebbe fare un lungo dibattito. A tavola. Propongo di fare questo lungo dibattito a tavola, io e te, magari dopo un buon bagno in questo splendido mare. Sul dove non createvi problemi, perché non c'è che l'imbarazzo della scelta. Questo qui è l'entroterra appena dentro al mare, ma appena si va sul mare trovate chilometri e chilometri e chilometri di litorale dove ci si può perdere in compagnia di un paio di occhioni neri come quelli di Cristiana. Grazie. Qui prima si sorvola, cioè prima c'è anche la possibilità di attraversare la pineta, che poi non è una pineta, insomma è tutto questo bosco prima di arrivare al mare, poi si arriva lì e poi da qui si può ritornare indietro sempre attraversando la pineta, insomma di occasioni ce ne sono tante. E allora, ciao ciao, da Policoro sul Metaponto. Non m'hai detto se andiamo a fare il bagno. Vabbè, appuntamento, tu adesso parti immediatamente per Porto Tolle, mentre noi... Mercoledì prossimo 17 agosto ci ritroviamo con Giochi Senza Frontiere, saremo a Malta. Tu vai a Porto Tolle. Sì.